Ciao a tutti, mi auguro di essere a fuoco perché sto registrando questi video da sola. Comunque, vabbè, nel caso non fossi messa a fuoco, abbiate pietà di me. Allora, dopo tanto tempo, dopo aver registrato il mio ultimo video, che era stato quello del mio rientro, l'ho fatto, mi sembra, la scorsa estate, non ho più fatto niente, come ben sapete, ma ho deciso di riprendere un po' il canale. Allora, io vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande e me le sono segnate tutte qua su un foglio, ma cioè, ho notato che sono più domande diciamo che riguardano il Cile, quello che ho imparato io, quello che sento di dire della mia esperienza e cose del genere, quindi penso che le terrò per un altro video. Ho visto però che molte domande mi chiedevano di dare dei consigli a chi poi dovesse intraprendere questo tipo di esperienza poi nel futuro. Ho deciso di fare un video a parte, cioè questo qua che sto registrando, in cui dirò che cosa secondo me è meglio sapere prima di partire per un anno all'estero, che cosa mi sarebbe piaciuto sapere prima di partire. Soprattutto vi darò dei consigli su come affrontarla al meglio, come vivere al meglio la vostra esperienza. Allora, io mi terrò il foglio sotto mano perché ovviamente non mi ricordo tutto. Allora, partiamo con le cose che avrei voluto sapere prima di partire. In generale avrei voluto sapere che partire per un'esperienza all'estero, per un qualsiasi paese, per una qualsiasi durata, è una cosa difficile. È difficile perché devi lasciare casa, devi lasciare le tue abitudini, devi lasciare i tuoi cari per andare in un paese che non conosci, in cui non parli la lingua, finisci catapultato in una nuova realtà, ti trovi in una famiglia, persone che non conosci, vai a scuola e non capisci cosa stanno facendo, magari devi anche studiare materie nuove, nessuno ti sa aiutare. Quindi questa è una cosa che assolutamente io avrei voluto sapere prima di partire, perché sento sinceramente di averla un pochino sottovalutata come esperienza. Poi è andata bene e appunto nel bene e nel male sento di aver imparato molto e tornassi indietro la rifarei mille volte. Questa cosa ci tengo molto a sottolinearla. Però comunque è stata sicuramente più difficile di quello che mi ero immaginata. Un'altra cosa che avrei voluto sapere prima di partire è che è possibile sbagliare. Cioè, qualcosa può andare storto, anzi è normale che vada storto e bisogna saper accettare questa cosa, prenderne atto e saper anche perdonare i propri errori, saper accettare una sconfitta a volte. Un'esperienza non è mai positiva al 100%, ok? Può andare bene qualcosa, qualcos'altro può andare storto, si può cambiare famiglia, si può anche tornare indietro, si può anche tornare in Italia. Quindi non bisogna dare per scontato che l'esperienza all'estero sia un qualcosa di meraviglioso, che sarà tutto rose e fiori, perché non è assolutamente così. E nei momenti di difficoltà bisogna appunto saper reagire e trarne sempre poi un insegnamento, qualcosa di positivo. Questa è una cosa che avrei voluto sapere prima di partire. Un'altra cosa che avrei voluto sapere prima di partire è che è sbagliato tenersi i problemi per sé. Se c'è un problema bisogna assolutamente parlarne. Diciamo che forse questa cosa non sono stata molto brava a farla, nel momento in cui ho percepito che c'era qualcosa che non andava con la mia famiglia, io ho provato un po' a parlarne con la mia volontaria, ma non ho mai fatto granché e forse ho sbagliato. Un'altra cosa che avrei voluto sapere è che il primo periodo, quindi il primo mese tendenzialmente, è sicuramente il più tosto. Se vi interessa, io ho fatto un video, ve lo lascio qua sotto, o ve lo metto qua da qualche parte nello schermo, non lo so. Comunque, io ho registrato un video su come era andato, insomma, l'andamento del mio primo mese in Cile. Vi consiglio di andare a vederlo perché parlo più nel dettaglio dei momenti di difficoltà e come affrontare i momenti di difficoltà del primo mese all'estero. E io, appunto, come ho già detto prima, avevo estremamente sottovalutato la difficoltà della cosa. Detto ciò, l'ho superato, sopravvivono tutti, però è così. Altra cosa, appunto, che avrei voluto sapere prima di partire è che sarete emotivamente instabili, molto instabili. Avrete un momento di depressione, il secondo dopo sarete felicissimi, ed è così, è un continuo. Potrete scoppiare a piangere in situazioni in cui meno ve lo aspettereste, che non vi sarebbe mai capitato di fare in Italia. A me, per esempio, è capitato di andare a piangere in bagno più di una volta o di scoppiare a piangere in classe, cose del genere. Come vi capiterà di avere dei momenti invece, appunto, estremamente felici e meravigliosi per delle cose stupidissime. Altra cosa che avrei voluto sapere, ma in questo caso anche prima di tornare,
e che il rientro è difficile. Anche qua andate a vedere il mio video sul rientro dai 6 mesi all'estero che ho fatto, se volete sapere più nel dettaglio come è stata la mia esperienza personale del rientro. È estremamente, io l'ho trovato personalmente estremamente difficile, tendenzialmente lo è un po' per tutti, io comunque parlo sempre del mio caso. È stato difficilissimo recuperare a scuola, ma ripeto, anche lì è probabilmente una cosa più legata alla mia scuola, al tipo di scuola che frequento io. È stato duro riadattarsi in famiglia, è stata dura anche riprendere i rapporti con molte persone, persone che magari prima erano molto vicine a me e poi adesso magari un po' si sono staccate. Sono tutte cose naturali che fanno parte del percorso di crescita e bisogna saperle accettare, bisogna essere preparati ad affrontare comunque una situazione un po' di scombussolamento quando si rientra, è inevitabile. Lo è per te che stai tornando e lo è per gli altri che devono riabituarsi alla vita, diciamo con te di nuovo in casa e cose del genere. Un'altra cosa che avrei voluto sapere prima di partire è che mi è difficile ancora adesso ammetterla, che le amicizie sono veramente complicate. Il tema dell'amicizia e l'anno all'estero è un tema abbastanza delicato perché farsi amici oggettivamente è la cosa più importante di tutti, forse più che trovarsi bene in famiglia, cioè se non hai gli amici lì non vivi, cioè nessuno vive senza amici, ok? L'uomo non è un animale solitario, è fatto per socializzare e per stare in compagnia di altre persone, quindi avere amici è la cosa fondamentale numero uno. Ed è veramente difficile. Poi anche lì non si può generalizzare perché dipende dalla scuola in cui finisci, dalla classe in cui ti mettono, se hai un vicino di banco simpatico o antipatico, cioè nel senso ogni esperienza, come ben sapete, è diversa. La cosa che avrei voluto sapere io prima di partire è che in 6 mesi, e ripeto, parlo per me, è capitato a me e ad altre persone, ma non deve per forza capitare anche a voi. La cosa che da sapere è che in 6 mesi è difficile farsi gli amici, ok? Come lo è anche in realtà se stai un anno, come lo è se stai un mese. Ti può andare di culo e puoi trovare veramente il miglior amico della vita lì, ma nella maggior parte dei casi parlerai con molte persone, uscirai con molte persone diverse, ma non ti inserirai in un gruppo. Perché è una cosa difficile, ci vanno mesi, ci vanno anni, devi stare lì del tempo, insomma. E questa è una cosa che io ho patito veramente, veramente tanto. E nel senso che io in Italia sono abituata ad avere un gruppo di amici, che è sempre quello, che poi con varie aggiunte e modifiche si è un po' modificato nel corso degli anni, ma io sono 5 anni, bene o male, che esco con le stesse persone e andiamo a fare le vacanze insieme, viaggi, cose varie. Poi ovviamente appunto ho rapporti più approfonditi con alcune persone, con altri un po' più superficiali, come è normale che sia. Però a me quello che è proprio mancato lì, ma quello che è successo poi a molte altre persone, è che poi appunto tu ci rimani male e dici: ma cavolo, cosa sto facendo di sbagliato? E proprio perché ti devi un po' abituare all'idea, secondo me, che quando vai lì devi prendere un po' di buono quello che c'è, non puoi arrivare lì pensando di trovare il miglior amico, pensando di trovare il fidanzato che poi ti porterai all'altare, pensando di trovare il gruppo perfetto con cui uscire tutti i venerdì pomeriggio. No, nella maggior parte dei casi questo non succede, perché è difficile in Italia, figurati all'estero, ok? Quindi se succede ben venga, se non succede, questa è una cosa che a me è pesata tantissimo e che l'avessi saputa prima, forse l'avrei vissuta in modo veramente diverso e avrei, diciamo, sofferto un po' meno. È che bisogna appunto saper prendere di buono e di bello quello che c'è, uscire un giorno con uno, un giorno con l'altro, cercare di non, diciamo, non chiudersi in se stessi e essere più possibile socievoli e le cose poi andranno come dovranno andare, insomma. Quindi questa è una cosa molto importante da sapere, secondo me, prima di partire dall'anno all'estero, e che non spesso viene detta. Questa cosa a me nessuno l'aveva detto, ok? Passerei ora alla parte che probabilmente è più richiesta da voi, che è quella dei consigli. Consiglio assolutamente numero uno: cogliere le opportunità. Mai dire di no, cercare sempre di cogliere qualunque cosa che vi viene proposta, di vederla come un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo, per fare qualcosa di nuovo. Questa cosa l'ho già sottolineata in alcuni dei miei video, ma non mi stancherò mai di ripeterla. Una qualunque cosa che voi in Italia magari di vostro non fareste mai, tipo la mamma ospitante che vi chiede di accompagnarla al supermercato o andare a vedere la partita di calcio del vostro fratello ospitante, sono tutte opportunità in più che avete per conoscere qualcuno, per imparare qualcosa di nuovo, per vedere un posto nuovo, non sapete mai. Seconda cosa, cercare di non parlare con le persone che sono in Italia, perché nei vostri momenti di sconforto loro non vi possono aiutare, non possono esattamente capire che cosa
si prova quando si va all'estero. Possono darvi un, diciamo, possono darvi sollievo e conforto, ma fino a un certo punto. Quindi io quello che vi consiglio è di cercare nei momenti specialmente giù di troncare al più possibile i rapporti con i vostri genitori, i vostri amici italiani, soprattutto le videochiamate. Vi consiglio, se proprio avete delle difficoltà, tipo a me è servito molto, sicuramente conoscerete qualcuno che è partito per un'esperienza all'estero. Consiglio di contattare loro, eventualmente anche me, Sara o Matilde, potete scriverci su Instagram, molte persone lo hanno fatto. E io stessa l'ho fatto quando ero all'estero con altre persone che magari non conoscevo neanche di vista, sapevo che erano andate all'estero. Mandi un messaggio su Instagram, vi sentite un attimo con Skype, con FaceTime, ci sono mille modi e tipo vi possono veramente dare dei consigli illuminanti, secondo me, più che una persona che è appunto in Italia e non sa esattamente che cosa voi state provando. L'altro consiglio è appunto tenersi impegnati il più possibile, perché stare a casa, specialmente nei primi periodi in cui non si hanno molti amici, eccetera, e mettersi sul letto a guardare il telefono è la cosa peggiore che voi possiate fare. Cioè, piuttosto andate a farvi una passeggiata, scendete in cucina, cucinate qualcosa, guardatevi un film con qualcuno, insomma, cercate la compagnia, cercate di fare qualcosa il pomeriggio a scuola, fermatevi, cercate di fare i compiti con qualcuno, portate a spasso il cane, però veramente non rimanete da soli a casa perché vi deprimete. Non aspettare che le persone ti invitino. Se volete farvi degli amici, non dovete pensare che arrivino dal cielo e vengano a salvarvi, tirarvi fuori dalla vostra situazione di difficoltà. Dovete farvi avanti. Anche se siete timidi, anche se siete introversi, io per prima lo sono, vi assicuro che quando siete lì è un istinto di sopravvivenza quello di lanciarsi e andare a parlare con le persone, ve lo posso garantire. Buttatevi, cercate di far vedere alle persone che siete interessate, che volete, diciamo, fare amicizia, perché questo sicuramente vi metterà in una posizione di vantaggio. Altra cosa molto molto importante è non avere pregiudizi. Io stessa li ho avuti e mi pento di averli avuti, sinceramente. Mi è capitato di appunto vedere delle persone e senza neanche parlarci di farmi magari un'idea di loro che poi in realtà si è rivelata essere sbagliata. E nel vostro periodo all'estero è l'ultima cosa di cui avete bisogno è avere pregiudizi sulle persone. Altra cosa, non parlare male delle persone. Questa dovrebbe essere una regola di buona educazione generale, ma specialmente quando siete all'estero non parlate male delle persone, perché non voi nel momento in cui riferite un gossip o qualcosa del genere, un'impressione cattiva che avete avuto su una persona, lo state dicendo a qualcuno che non conoscete bene, che conoscete da poco e che magari sfortuna vuole che sia proprio il miglior amico di quello di cui state parlando male. Quindi non vi mettete mai in buona luce se fate queste cose qua. Altra cosa, non rinchiudersi nel proprio mondo in casi appunto di difficoltà o in generale di tristezza, solitudine o quando non, di noia, non si sa che cosa fare. Non mettetevi lì al cellulare a non fare niente, specialmente quando siete intorno a persone, tipo a scuola. A me capitava a volte negli intervalli che non sapevo con chi parlare, però non vi mettete le cuffie e fatevi i cavoli vostri, perché questa cosa ovviamente non aiuta a socializzare. Altra cosa, può sembrare una cosa stupida, fare tante foto, nel senso non esagerare, però fare delle foto e dei video di ricordo, perché io ne ho tanti, ho fatto anche dei video, li ho registrati lì, ho per fortuna anche il canale YouTube che mi permette ogni tanto di andare a rivedere, di rivivere delle belle sensazioni, dei bei momenti, ma mi è capitato a volte, non so, forse perché mi vergognavo, non so per quale motivo, di non fare delle foto a magari posti che vedevo, strade o non lo so. E poi appunto mi è capitato di tornare qua in Italia e che la gente mi chiedesse fammi vedere delle foto, io ah già ma non l'ho fatta, e ancora adesso mi mordo le mani e mi viene da dire cavolo, se in quel momento avessi portato il telefono, la macchina fotografica per fare delle foto, a quest'ora avrei qualcosa da riguardare. E non lo so, questa, poi io sono un'appassionata di, cioè mi piace molto la fotografia eccetera, quindi ci tengo particolarmente. Anche se non siete appassionati, in generale secondo me avere poi sul telefono qualcosa da riguardare fa sempre piacere. Un'altra cosa molto importante è fare una lista di cose che si vogliono fare e problemi che si vogliono risolvere, perché quando sarete lì avrete sicuramente dei problemi, avrete sicuramente delle cose che volete fare, tipo magari ve ne leggo qualcuna delle mie. Io per esempio molte le ho fatte, vedete me le ero scritte qua su questo quadernino e ne ho spuntate, devo dire la maggior parte. Avevo cose tipo parlare di quello che voglio fare durante le vacanze con la mia famiglia, andare almeno due volte a settimana in palestra, cosa che non ho fatto e non so perché ho spuntato, cucinare qualcosa per la mia famiglia,
Imparare i numeri dei taxi, dei pullman, perché se andate in Cile o se avete qualche esperienza di mezzi di trasporto in Sud America sapete che sono un casino. Finire di leggere un libro che avevo iniziato a leggere, fare più video per YouTube, scusate. E questo, boh, è una cosa sembra una cosa stupida, però vi può aiutare. Altro consiglio, cercare di imparare almeno all'inizio un po' di parole nuove ogni giorno. Io per esempio mi ricordo quando andavo al supermercato e mi leggevo le etichette dei nomi, cercavo di segnarmele sul telefono, perché ovviamente imparare la lingua è il primo e fondamentale step per integrarsi, inserirsi in quel nuovo contesto. Concludo con un ultimo consiglio, che è quello appunto di cercare di il più possibile di essere flessibili, di essere allegri, di mostrare entusiasmo per le cose che vengono proposte, di essere gentili, rispettosi, aperti mentalmente, pronti anche a ogni situazione, pronti a ogni difficoltà, come vi ho detto prima, pronti a rimettersi in piedi appunto dopo una piccola sconfitta. Sono cose assolutamente normali. Pronti ad affrontare poi un rientro che spesso e volentieri è difficile, e pronti a vivere un'esperienza meravigliosa e consapevoli del fatto che è un'opportunità che vi viene data una volta nella vita e che siete, se la state per vivere, siete estremamente fortunati. Quindi cercate sempre di cogliere il lato positivo in ogni cosa, anche nelle difficoltà. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete altre domande, altre curiosità, idee, suggerimenti, qualunque cosa, scrivetemelo nei commenti. È partita anche la sirena, quindi direi che posso concludere qua il video, e niente, ci vediamo nel prossimo.